Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo. Castellana che parla in perugino. Buongiorno a tutti, come sempre benvenuti in questo video, bentornati sul canale. Oggi giornatina in falesia, qui al Prato Magno, che è un posto adatto per scalare, è un posto adatto per il trail running, è un posto adatto per l'hiking, per il trekking, un posto adatto un po' per tutto. È stupendo. Oggi è giornata un po' uggiosa, ma se non piove è perfetta, perché non è troppo caldo, non è troppo freddo, non c'è troppa gente. Vorrei prima o poi provare anche un giro di fotografia naturalistica, anzi caccia fotografica qui, perché secondo me in questa zona c'è molta probabilità di riuscire a fare qualche bello scatto. Ah, dicevo, ora che ci penso, qui c'è anche una ferrata che si chiama Ferrata Romana Nesi e l'abbiamo fatta più volte. Metto il link qui da qualche parte al video. La ferrata che dicevo passa lì, per tra dove ci sono quegli alberi, e viene su
l'avete mai fatta, vale la pena di provarla anche come allenamento. Ah, qui abbiamo una roccia arenaria, quindi senza troppe tacche da prendere, ma molte molte svase. Gradi un po' di tutti i tipi, non è una falesia molto grande, quindi non aspettate di trovarvi chissà quante vie. Però due settori, uno più vecchio e uno più nuovo. Posto molto tranquillo. Questo potrebbe essere un ottimo spot per montare la tenda e dormire durante un trekking, e quest'estate non escludo di provarlo. Al Prato Magno, sappiate che qui fra la vecchia e Obliquando ci sta questo pietrone grande, enorme, che va preso sia che si fa la vecchia sia che si fa Obliquando, che sta per venire via. A momenti mi rimaneva in mano, è grande quanto un motorino, uno scooter, molto molto pericoloso, anche perché qui sotto non c'è spazio per fare sicura, e quindi se cade rischia di prendere qualcuno. Thank you.
Grazie, mi hai tenuto la corda. Guarda, ti rendi conto? Allora, prima giornata d'arrampicata è andata un po' così, che il tempo non è granché. Ci siamo detti scendiamo un po' dalla cima del monte e veniamo a fare una grigliata. Sapevamo che qui sotto c'erano dei barbecue. E questo è quello che abbiamo trovato. Allora, voi ditemi se vi sembra una cosa normale questo schifo qua. Guardate qua che roba. Questo è quello che c'è per terra. Considerate che io già ho pulito un pochino, perché giustamente ci sono i barbecue pieni e allora io non pulisco ma faccio il fuoco per terra. Eccolo. Questo qui io ho pulito un pochino, sto cercando di accendere il fuoco. Voi ditemi se vi sembra una cosa normale. Io non c'ho più parole, soltanto disprezzo per il genere umano, veramente. Demoralizzato proprio. E questa è la situazione. Dopo ci lamentiamo. Vietano posti, vietano di andare sui posti, mettono i divieti, dopo ci lamentiamo. Il problema è che finché ci sarà questa gente qui, i divieti ci saranno sempre.
Comunque, vediamo di fare la nostra grigliatina questa sera. Sembra che il fuoco stia prendendo. Ci facciamo un aperitivo al freddo e al gelo. Qui è scesa la nebbia, anzi sono scese le nuvole, ho un freddo cane, abbiamo il fuocherello. Tra un po' mettiamo giù le patate dentro la brace e poi ci facciamo una cenetta in camper. Titolo del video: cenetta in camper. Due patatine scrocchiarelle. Non male. Alla vostra. Questa sera funziona in questo modo. Cambio di programma a causa maltempo. Allora, qui abbiamo parecchie cosette da vedere. Ora siamo sul reparto CMP. Magari riesco a trovare anche qualcosa da recensire più avanti. Avete visto come? Boh.
qui abbiamo una sorpresina da provare. Usciamo da Nencini con qualche bustina con un po' di roba da recensire. Allora, non so se sei più brava adesso. No, io non sono brava. Ricordo che hai detto. Ho detto che siamo partiti per andare a scalare, ma pioveva. Quindi siamo andati via perché pioveva, siamo tornati giù e c'era il sole. Però siamo andati sui negozi. Siamo andati il weekend, siamo partiti questo weekend per andare a scalare e siamo andati su un posto dove pioveva, quando a 40 minuti da casa nostra c'era il sole. Abbiamo fatto un'ora e mezza di strada, anzi un'ora e 40 di strada per andare a scalare su un posto dove pioveva, quando a 40 minuti da casa nostra, quando a 40 minuti da casa nostra potevamo scalare c'era il sole. Quindi qualcosa abbiamo sbagliato, perché siamo partiti per scalare e ci siamo ritrovati dentro un outlet a comprare. Ma dillo tu, dai. Dillo tu a parole tu. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.